Ciao, da Rosanna, la voce narrante con la faccia intorno. Protagonista di questo episodio della narratrice di sogni sarà Filippo Semplici con 4 minuti a mezzanotte. Dopo la descrizione della trama, leggerò per te un frammento tratto dalle pagine dell'opera. Buon ascolto! Puoi incontrarlo nelle sembianze di un gattino o in quelle di un perfido serial killer. Puoi incontrarlo sotto il letto, dove le paure più spaventose prendono forma, o in un semplice selfie. Puoi incontrarlo appena dietro di te. È l'incubo, e quando lo riconosci è già troppo tardi. Quattro storie per imparare che la paura non inizia allo scoccare dei 12 rintocchi. Inizia prima. 4 minuti a mezzanotte. Da piccolo avevo paura del buio. Prendevo a tremare ogni volta che qualcuno spegneva la luce della cameretta e mi lasciava nell'oscurità, appena spezzata dal chiarore della porta socchiusa. Avevo paura dei mostri. Le immaginavo strisciare fuori da sotto il letto e invadere gli angoli più lontani, assumendo le forme e i suoni più assurdi. Il cappotto dondolante appeso alla gruccia, il sinistro scricchiolio della grondaia fuori dalla finestra, il pupazzo abbandonato sul parquet, con gli occhi di vetro rivolti su di me. Ma ce n'era uno che davvero mi spaventava più di tutti. Era quello che restava sotto il letto perché sapeva che la sua presenza mi avrebbe terrorizzato più di quella degli altri. Non avevo il coraggio di mettere fuori i piedi per timore di sentirli afferrare, e allora me ne stavo fermo tra le lenzuola, immobile, rannicchiato, grondando sudore e paura, la vescica contratta per non farmela addosso, pregando affinché l'alba arrivasse presto. Oggi, per fortuna, sono cresciuto. Sono diventato un uomo. I brutti momenti sono passati e le cose stanno diversamente. Non ho più paura dei mostri, finalmente, perché il mostro adesso sono io. Ne ho presa un'altra poco fa. È giovane, bella, terrorizzata. Ed è mia.